Anche Stefano D'Ambrosio, che è collegato da Milano, deputato di Scelta Civica, e voglio far vedere a lui e a tutti gli altri ospiti, a tutti voi, terrorismo e code. Giuseppe Ferrante ci racconta che cosa sta avvenendo, i controlli, quanto pesano i controlli anche nella nostra vita quotidiana, per chi sta partendo per il ponte di Ferragosto, per chi si vuole imbarcare per le isole. Ci racconta tutto Ferrante. Voglio dire una cosa assolutamente. Preoccupa quello che è successo lunedì nei principali aeroporti internazionali. È bastato che un sistema informatico saltasse ad Atlanta per paralizzare i voli della compagnia statunitense Delta e di riflesso l'intero traffico aeroportuale dei principali scali del mondo. Solo a Roma centinaia di passeggeri hanno aspettato ore in coda in attesa di notizie. Ma anche le misure di sicurezza, ora più stringenti a causa del pericolo attentati, rischiano di creare rallentamenti. In determinati casi si può essere verificato un ritardo del volo quando c'è stata necessità di applicare delle misure di sicurezza aggiuntive, perché ci possono essere state delle problematiche, quindi anche su richiesta delle forze di polizia. Complici anche i passeggeri poco informati sugli obblighi che riguardano i bagagli. Avete i sacchettini, quelli trasparenti? No. Ho portato tutto ciò che non deve essere controllato, cioè senza, comunque non c'ho liquido. Se vai a Miami ti fanno svestire dalla testa ai piedi. Quello che si chiede al passeggero è di arrivare anche ai controlli di sicurezza abbastanza preparati. Un po' meglio di controllo, se non c'è un allarme da parte del macchinario, è abbastanza veloce, cioè da dei tempi forse di 50 secondi, anche meno. Se il passeggero deve essere oggetto di un controllo aggiuntivo, il tempo medio, diciamo, in un aeroporto lo possiamo considerare su un minuto e mezzo. Siete disposti a rinunciare un po' della vostra privacy poi per avere maggiore sicurezza sui voli e negli aeroporti? Sicuramente sì. Lei ha tutto in ordine, i sacchettini messi in ordine? Tutto a posto. Se ci fosse controlli fuori sarebbe ancora meglio, secondo me. Secondo me più controlli fuori e dentro entri più sicuro. Allora